dice il suo indirizzo mail. Coneglianot@tiscali.it. Perfetto, una testata. E sono un libero freelance. Collaboratore su freelance. Soprattutto lavoro con in rete. Cosa costa questo affarino qua? Cosa costa? 600 euro, no? Sì, questo qua è l'iPad, sì. Però non è l'ultimo, è il penultimo. Perfetto. Questo. Perfetto. Ti lascio qua. E per la cartetta stampa com'è? Grazie. Adesso che non sono in grana uso questo. Il compenso fa quasi in tre. I tronosili e i ricercatori russi che non c'hanno grana. Questo qui ha sia la parte di visita, quindi con i punti di interesse, con anche la documentazione, quindi possibilità di poi vedere in mappa quando c'è un segnale con i dati, eventuali video che loro hanno fatto con le specie che hanno incontrato. Il discorso delle segnalazioni come livello di biomonitoraggio, quindi per quelli della riserva marina, l'avvistamento ecco, parli pure. Per il turismo, realizziamo automobili per il turismo e non solo, quindi turismo, cultura, industria, a chiunque fondamentalmente se lo chiede. E il core business è nel verso il turismo perché siamo un'azienda delle IT un pochettino anomala, nel senso che abbiamo i nostri informatici, però abbiamo tutto un network anche di geologi, archeologi, storici dell'arte, professionisti. Cosa fanno? Arricchiscono il vostro test? Arricchiscono i contenuti. Arricchiscono e producono anche i contenuti con dei livelli di diciamo scientifici che non sono magari il livello classico base della guida. Quindi voi lavorate con l'università? Noi lavoriamo con SIS, tanto con l'università. Anche con la SIS, no? E con la SIS ancora non abbiamo fatto credo nulla, però abbiamo lavorato con, tuttora stiamo lavorando con l'università, abbiamo una convenzione di ricerca con il Dipartimento di Gestione della Vita. Capito. Per il quale facciamo le guide mobile partendo dalle loro elenchi di specie, facciamo le guide a riconoscimento delle specie. Piante, alberi, animali e quant'altro. Il vostro sistema prevedete anche qualcosa con realtà aumentata, sia mixed sia...
Allora, abbiamo un progetto di ricerca nostro, finanziato dalla regione, che si occupa proprio di realtà aumentata. Questo la chiamano MIST, non so perché, perché hanno più americano, anche MIST, perché sarebbe la mescolanza tra ciò che uno vede, sì, e ciò, infatti, che uno fa l'artefatto. Noi lo abbiamo fatto in un paio di applicazioni, come applicazioni semplici per trovare, ad esempio, dei punti di interesse, erano per le cantine. Ah, ho capito. Allora tu vedi, hai dove stai guardando, e quindi in realtà aumentata vedi il punto. E abbiamo anche un'azienda con la quale collaboriamo di Torino, che sviluppa realtà aumentata, con la quale abbiamo degli accordi, quindi eventualmente, se c'è da fare qualcosa di più complesso in realtà aumentata, abbiamo la base sulla quale lavorare. In prospettiva potrebbe essere interessante fare anche dei corsi in realtà aumentata, perché penso che sia il futuro, è lì, sì, in realtà. Sì, bisogna ben capirla e capirla, l'obiettivo che uno poi si vuole porre utilizzando la realtà aumentata, e poi in base a quello sicuramente può essere interessante. Senti, quello Shurley che era prima, cos'è che faceva rispetto a voi? Cioè, cos'è che proponeva rispetto a voi? Ma lui ha fatto un sistema, un CMS, quindi un sistema per la gestione dei contenuti, che crea direttamente queste app, però sono standard. Ah, capito, cioè, capito. Sono tutte, sì, 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 uguali. Tutte omologati, diciamo. Omologati, può cambiare il colore, può cambiare il menu sopra, sotto, il numero di punti, però è standard. Noi facciamo tutto, non abbiamo un listino, capito, per ogni cliente. Al posto di mettere i sassolini bianchi, il fotografo. Al posto di mettere i sassolini bianchi, il fotografo. Esatto. Che si chiama CRM? Non ho capito. La gestione del customer care, nonostante questo, noi siamo di giocare in loro. Cioè, praticamente siamo per le macchine che costruiamo noi, che facciamo noi con tutti i componenti per i gamer, cioè coloro che passano il tempo a giocare con i. Cioè, anche se si fa dei componenti, cioè? Li assembliamo, prendiamo dei componenti molto particolari, riusciamo a. Voi fate anche servizio qua, capito? Non solo, ma poi cerchiamo di vendere tecnologia economicamente sostenibile.
la chiamiamo noi. E cioè perché, in che senso? Se lei compra i telefoni, i cellulari, mediamente costano sui 500. Sì. Quelli provengono sempre dalla Cina come tutti. Sì. Non hanno un marchio. E quindi costano la metà. Una sorta di farmaco. E magari con un equivalente. Con un piccolo gradio funzionano. Funzionano bene. Noi siamo noi. Anche perché noi, essendo appassionati, noi siamo pieni a casa di cose. Sì.